L'anno prossimo avremo due posti eccellenti e hanno due visioni diverse per quanto riguarda l'aspetto turistico, e cioè andremo a Sousse in Tunisia oppure a Ibiza. Vedremo perché questo lo sapremo alla fine di quest'anno, perché il prossimo mese di novembre io sarò in Tunisia per definire gli accordi, se questi andranno in porto con il governo tunisino. Sapete tutti come in questo momento la Tunisia ha praticamente problemi, e quindi Quindi si deciderà nelle si prossime decide, si settimane. Intanto deciderà. abbiamo visto la vittoria da parte di Ruiz con l'intervento arbitrale che ha decretato il KO tecnico per quanto riguarda il messicano. Dunque vittoria da parte di Gustavo Ruiz contro Daniele Deodati Italia, il catanese, tanto di cappello però al match che ha svolto l'italiano. Ed ora siamo passati, e qui è l'intervento fondamentale di Gino Vitrano, che è esperto in materia, dalla kickboxing al K1. Di cosa si tratta? Chilogrammi 80, Christian Schembri, Malta, con il caschetto rosso, contro Francesco Cangitano, Mazzarese, italiano Mazzarese, con il caschetto scuro. La differenza, come per quanto riguarda il full contact, e la kickbox stava solo nei calci che sono portati sotto la cintura. Ancora di più nel K1 è più cruento, perché si possono utilizzare le ginocchia. Per cui è molto simile alla boxe thailandese. Quindi tutti i colpi vanno a segno, a bersaglio grosso, ma anche alle gambe, e tutti i colpi possono essere espressi attraverso i pugni, attraverso i calci e attraverso le ginocchia. Per cui questo fattore è importantissimo, perché vedrete spesso l'utilizzo delle ginocchia e delle difficoltà che ha chi subisce le ginocchiate. C'è una completezza. Ecco qui il ginocchio che viene utilizzato. Abbiamo visto ancora l'intervento con il ginocchio da parte di Christian Schembri, Malta, contro Francesco Gangitano con il caschetto blu, nero, per quanto riguarda l'italiano, che è di Mazara del Vallo. Anche qui le ginocchia, vedete ancora una volta, come sottolineava Gino Vitrano, l'intervento con il ginocchio da parte di Gangitano, e dunque è completo, diciamo, il contatto. Sì, entrambi sono eccellenti atleti, davvero, chiaramente come dilettanti. I nostri campionati non sono per professionisti, dovete sapere che i professionisti combattono solo nelle serate, quindi fanno solo un incontro per serata. In genere vanno dai 3 ai 7-8 round, dipende dal titolo in palio, o se è presente un incontro di supporto Clou. all'incontro clou. Però fanno solo un incontro, mentre questo è un torneo, quindi fanno diversi incontri per approdare poi alle finali di 3 round da 2 minuti. Abbiamo visto prima Schembri, il primo piano, questo è Certo, Cangitano che ha Cangitano. bisogno di aria, Certo, di Gangitano ha recuperare. vissuto per moltissimi anni a Genova, dove si è allenato anche nell'MMA, cioè in quello che è la Mixed Martial Art, dove tutto è possibile, Lo dove c'è dice anche la parola. combattimento a terra. Per cui è diciamo così, lo sport da combattimento più completo e più cruento. Molti conoscono la boxe thailandese. Il K1, diciamo, che ci avvicina molto alla boxe thailandese. Non si possono usare le ginocchia, scusate, i gomiti, mentre nella boxe thailandese è normale l'utilizzo dei gomiti. Mentre per quanto riguarda gli arbitri sono arbitri completi, cioè possono dirigere qualsiasi incontro di qualsiasi disciplina. Sì, ci sono tre specialità, appunto, nel primo contatto, che è appunto il full contact, la kickboxing e il K1. Gli arbitri conoscono perfettamente il regolamento, conoscono quelle piccole differenze che sostanzialmente differenziano le tre discipline. Sembra in vantaggio l'atleta di Malta, che vedete con il caschetto rosso, ovviamente anche il pantaloncino riporta un po' i colori ovviamente della bandiera maltese, e dunque l'avversario, l'italiano di Mazara, Francesco Cangitano, ecco qui tra l'altro sanguinante, se non sbaglio, al naso,
questo è il primo piano che ci offre puntualmente la regia, il conteggio da parte dell'arbitro che decreta il KO tecnico, secondo round dunque che si chiude così, si abbracciano i due, ovviamente rammaricato Cangitano per quanto riguarda la sconfitta e la vittoria che viene decretata per quanto riguarda Christian Schembri Malta. Bravo Christian Schembri in questa sfida chilogrammi 80 del K1. Ora siamo passati ovviamente dal ring, siamo passati al tatami e qui siamo al semi contact. Tutti gli incontri saranno disputati su una distanza di 2 round da 2 minuti, semi contact femminile. Diamo una spiegazione tecnica su quello che è il semi contact. Tutti i colpi chiaramente vengono tirati a contatto leggero e quindi basta il contatto per poter determinare lo stop dell'arbitro e l'assegnazione dei punti. C'è un modo semplice per dare una idea del combattimento, del regolamento, per seguire bene il semi contact? Diciamo che è molto vicino alla scherma. Ogni qualvolta i due atleti ogni qualvolta toccano praticamente l'avversario in un punto ben preciso e con una tecnica corretta, viene bloccato il combattimento, viene assegnato il punto e poi viene ridato il via al combattimento. Alla fine dei 2 minuti del round ci sarà una sosta di 1 minuto per poi riprendere con il secondo round. Alla fine del secondo round sarà determinato il vincitore, quello che l'atleta praticamente che ha accumulato più punti. È chiaro che essendo semi contact vuol dire che il contatto deve essere leggero e quindi può essere appoggiato e leggermente magari più con un'espressione energetica maggiore, ma non può essere a pieno contatto. Allora stiamo vedendo la sfida e qui con il caschetto scuro l'inglese Roxanne Scerberi contro l'italiana del team Aurora Francesca Contemori, che vediamo di fronte con il caschetto rosso. Appunto è la finale semi contact femminile e dobbiamo dire, appunto, per quanto riguarda la scherma ha addirittura il contatto elettrico, chiaramente è molto più tecnologica. Qui invece c'è un conteggio di punteggio e vince l'inglese Scerberi, Roxanne Scerberi l'inglese, per superiorità tecnica. Quindi ci sono 10 punti di scarto tra le due, appunto il conteggio di cui si parlava prima. Semi contact maschile, ovviamente stessa tecnica, 85 kg con l'italiano di Palermo Ignazio Mazzola contro l'inglese Coombe Bryan. Sì, Ignazio Mazzola lo vediamo nel fondo dello schermo con il caschetto scuro, sì, tenuta nera con bande bianche. Scusate. Al contrario, infatti, ti ho guardato. Non ho riconosciuto immediatamente il contrario. L'italiano che io conosco bene e che praticamente in questo caso è di spalle. Perfetto, Iron Team di Palermo. Ignazio Mazzola, eccolo qui, contro l'inglese Coombe Bryan, il caschetto scuro. Ovviamente le regole sono quelle di cui parlavamo prima. Questo è il semi-contact maschile, 85 kg. Qua va giù. Queste cose, il fatto che va giù non si conta perché è evidente se non va giù per un colpo dell'avversario ben preciso che comunque si è arrivato a contatto leggero, quindi può spostare l'atleta e fargli perdere l'equilibrio, non può buttarlo giù per potenza perché verrebbe ammonito. L'inglese è davvero molto bravo, è uno dei due che ha fatto parlare di sé a livello internazionale in quanto ha vinto diverse competizioni anche di altre federazioni, molto elastico e molto veloce, ha padronanza netta del semi contact. Seguiamo ancora, ecco bella questa inquadratura con l'inglese che va a colpire. Sì, colpisce nettamente l'italiano Ignazio Mazzola. Mazzola dà delle indicazioni come se l'avesse colpito non allo stomaco Italia, effettivamente un'altra parte l'ha colpito direttamente allo stomaco, tanto che gli arbitri, che ormai sono esperti, arbitri internazionali che ne hanno viste di cotte e di crude durante tutte le competizioni durante l'anno, certo. E quindi in giro per il mondo sanno perfettamente quando un atleta
cerca di attirare l'attenzione in maniera negativa, cercando di far pensare all'arbitro che invece l'ha colpito sotto la cintura. Però si è rifatto Mazzola subito, perché ha tirato un calcio assestato perfettamente alla testa e ha conseguito i 3 punti. Bel combattuto questa sfida, mentre era più di parte quella che abbiamo visto per quanto riguarda la sfida femminile vinta da Roxanne Cerberi in questa sfida italo-inglese, che prosegue anche in questo semi-contact maschile 85 kg con la vittoria. Con la vittoria da parte di Coombe Bryan. Intanto c'è l'inquadratura da parte della regia per quanto riguarda la giuria, che, di cui abbiamo parlato tante volte da quando abbiamo cambiato dal ring al tatami. Dunque, insomma, un grande lavoro per quanto riguarda i giurati. Sì, hanno sicuramente addosso una energia notevole e una voglia di poter gestire bene questa competizione, perché sono intanto degli appassionati. Gli arbitri vengono sostenuti con dei rimborsi di spese, quindi non lo fanno per professione, ma lo fanno come se fossero professionisti, perché lo fanno in maniera seria, non sono di parte, e questo è importante. Quando sbagliano, sbagliano comunque per tutti e non per una fazione o per l'altra. Come nel pieno contatto c'era una predominanza di maltesi, qui praticamente sono gli inglesi con gli italiani, che si contendono quasi tutte le finali di questi campionati del mondo. È chiaro che questa è una sintesi di alcuni incontri, volevamo farvi vedere un po' le varie specialità di questa disciplina in questo campionato, e quindi vi abbiamo offerto appunto l'opportunità di seguire tecnica diversa e discipline diverse. Certo, una sintesi ben calibrata, 2 giorni di gare, quindi di conseguenza gli incontri sono susseguiti in maniera praticamente senza soluzione di continuità, e dunque insomma ne sono stati tanti, anche particolari di livello, direi, insomma, ecco. Bisogna sottolineare quando l'atleta arriva preparato e quando offre uno spettacolo di alta caratura. Certo, la possibilità che dà la World Martial Combat Federation a tutti i propri associati nelle varie nazioni è proprio quella di prepararsi e fare esperienza nella propria nazione per poi confluire in quello che è il campionato del mondo, dove tutti i migliori possono confrontarsi ed avere, per chi ha successo, avere una gratificazione, per tutti gli altri una bella vacanza e sicuramente una eccellente esperienza. Ecco, in questo caso in Sicilia, insomma, dove le condizioni meteo sono sempre molto favorevoli, anche quando si è ad ottobre, dove in altre parti della nostra bella Italia magari c'è già un po' di neve o c'è già un po' di un freddo, insomma, intenso da piumino. Sì, inglesi e scozzesi devo dire che erano felicissimi. C'erano 30 gradi, per cui per loro è piena estate. Ecco, vince alla fine Coombe Bryan, dicevamo prima, anche perché insomma ci era sembrato che insomma l'atleta inglese avesse insomma dimostrato tecnicamente un po' più di agevolezza dal punto di vista dei colpi. Ed ora la nostra regia ci porta all'incontro riservato al semi-contact maschile 85 kg con l'italiano, io oltre 85 kg, quindi con l'italiano Pietro Nolasco, il palermitano Lonasco, contro l'inglese Taylor Linvel. Anche qui è facile distinguerli. Ecco, anche qui, vabbè, è chiaro che chi sta per colpire, chi colpisce l'italiano. Ora di spalle abbiamo l'inglese Taylor Linvel. Ecco qui che ricominciano, vedete di fronte l'italiano Pietro Nolasco, il palermitano. Quadratura dall'alto che fa vedere la tecnica d'attesa da parte dei due, semi-contact maschile, oltre gli 85 kg. E qui si fa un po' il discorso che abbiamo detto prima per quanto riguarda la kickboxing, i pesi massimi. Qui la differenza comunque c'è, anche se i colpi sono non da contatto pieno, però comunque la differenza c'è. Sì,
però quello che fa equilibrare un po' tutto è un'esperienza di entrambi gli atleti, cioè entrambi vanno oltre i 30, hanno iniziato a fare attività da giovanissime, hanno una lunghissima esperienza internazionale, per cui magari non vedremo una grande evoluzione tecnica, però l'incontro, cioè tutti i colpi saranno mirati a trovare un obiettivo il più semplice possibile per far punti e portare a casa la vittoria. Quando arrivi ad una finale di un campionato del mondo, quello che pensi non è appunto il fare spettacolo, ma il portare a casa la vittoria. Per cui cerchi di evitare di incorrere in sanzioni o in qualche colpo non visto proprio per una disattenzione, e allora tutti stanno attenti e nessuno fa un'azione buttata giù a caso, e in questo caso è perfetto perché appunto non sono più giovanissimi. E ricordiamoli, sono l'inglese e l'italiano Pietro Nolasco, il palermitano, e l'inglese Taylor Linvel, per questa ennesima sfida italo-inglese, che ha visto finendo la primeggiare per due volte l'Inghilterra, sia nel semi-contact femminile sia nel semi-contact maschile 85 kg, con la vittoria rispettivamente di Roxanne Charbery e di Coombe Bryan. Eccola qui la sfida, bello il colpo da parte di Taylor Linvel. Ora c'è lo stop a fine del primo round, sta per cominciare il secondo. Ecco qui la concentrazione da parte di Taylor Linvel, che parla col suo allenatore. D'altronde lo fa anche Pietro Nolasco, che è di Palermo. Dettami tecnici, direi anche tattici, da parte del tecnico, dell'allenatore. E dunque siamo pronti per il secondo round. Nel primo, se non ho visto male il tabellone luminoso, c'era un 3 pari per quanto riguarda le decisioni dei giudici. Sì, diciamo che è stato molto equilibrato il primo round, siccome dà l'importanza al combattimento lo danno i punti, non tanto nello stile, nella destrezza e nella spettacolarità, ma i punti. E neppure la potenza, per cui un atleta molto bravo che ha il tempo di esecuzione, come in questo caso ad esempio l'inglese che anticipa l'atleta Nolasco. Italiano Nolasco, sì, e praticamente fa punti, lo porta a migliorare la propria performance, perché accumulando punti appena finisce il tempo è quello, cioè è il vincitore della gara. Io spero sempre che l'italiano Nolasco in questo caso chiaramente sono di parte, rimango italiano, anche se quando organizzo gli eventi e gestisco il gruppo arbitrale do delle indicazioni nel momento in cui c'è questo raduno, sì, che è quasi raduno, una messa qualche volta importante. Hai anche assistito tu prima di Massimo Silenzio, parla Gino Vitrano. Sì, anche perché c'è la necessità di coordinarlo, è un gruppo di 30 arbitri, non è cosa semplice da coordinare, bisogna conoscerli bene, sapere le loro capacità, le loro caratteristiche, distribuire in maniera equilibrata lo staff arbitrale in modo che in ogni quadrato di gara ci siano arbitri di diverse nazioni, come in questo caso ad esempio l'arbitro centrale è italiano, l'arbitro a sinistra del teleschermo è scozzese, quello a destra è inglese, quindi sta, c'è una terna, esatto, un italiano e un inglese, quindi c'è una terna internazionale che non predomina nessuna nazione per quanto riguarda il giudizio arbitrale. In ogni caso io ormai li conosco bene uno per uno, gli arbitri della nostra federazione. C'è un tanto problemi ai guantoni per quanto riguarda Taylor Linvel, i guantoni, c'è l'intervento dell'allenatore. Sì, la seconda volta che si blocca, sì. C'è una fascia di chiusura, si allenta in peltro che magari si apre, capita in questo tipo di protezione, si aprono, quindi bisogna rimettere a posto la fascia sul velcro, e dobbiamo dire che il tempo è bloccato, quindi sono due round da 2 minuti con tempo bloccato, quindi tutto tempo che viene recuperato, sì, almeno che non ci sia appunto quella differenza di 10 punti
che darà la possibilità all'atleta di vincere per superiorità tecnica, come è accaduto nel semi-contact nella femminile. Finale femminile con l'inglese Roxanne Scherberi, che ha avuto la meglio su Francesca Contemori. Finisce anche questa sfida semi-contact maschile oltre gli 85 kg con la sfida appunto tra Pietro Nolasco e Taylor Linville, con la vittoria dell'inglese Linville. Dunque vince ancora l'Inghilterra, e quindi 3-0 netto nei confronti dell'Italia. E dal semi-contact maschile, chilogrammi 85, l'abbiamo visto con la vittoria di Taylor Linville. Semi-contact over 40 open, di fronte Coombe Bryan, che abbiamo già visto all'opera, contro Tony Cardella Palermo, in rosso, con, ovviamente anche il caschetto rosso, ed è un'ennesima sfida Inghilterra-Italia. Perché over 40 open, Vitrano? La categoria che abbiamo dedicato agli anziani, cioè maestri, tra virgolette, si arrabbieranno appena ascolteranno queste parole, ma vedete che non hanno nulla come differenza di, con di agè, diciamo. Sì, sono molto elastici, molto bravi, e fanno delle tecniche stilisticamente perfette, e sono molto combattivi, come dire, di testa sono giovanissimi, nel senso che si esprimono ad altissimo livello tecnico. Cardella li ha superati di 40 anni, si allena da sempre. Lui che fa l'insegnante, insegna kickboxing da tantissimi anni, si mantiene in grande forma, e quindi insomma gli piace anche poi andare sul tatami. Sì, è divertissimo. Anche l'inglese, insomma, è ai mondiali per il puro piacere di praticare ancora questo bellissimo sport. Beh, quando vediamo magari qualche vecchio giocatore, oggi allenatore, giocare magari qualche partita di calcio con gli allenatori, o magari, che ne so, si può aprire il cuore. O, vedere, sì, o magari vedere, questo è anche molto bello perché al contrario del calcio, lo stile e i colpi tecnici, come in questo caso, rimangono, anche se si è un po' avanti anagraficamente. Mi riferisco al tennis, quando da prologo ai grandi tornei internazionali ci sono le sfide tra i vecchi campioni, e si vedono ancora a bordo McEnroe giocare, ed è un piacere vederli, anche se hanno come i miei. Certo, non c'è più la velocità e i riflessi, magari di... Però la tecnica rimane, la tecnica rimane, cioè un calciatore calcerà sempre, stile, certo, calcerà sempre una punizione di esterno interno anche a 70 anni, magari con una forza minore, però resterà sempre il colpo, come in questo caso la tecnica. Poi magari evidentemente si è più lenti e si è anche più stanchi, come vediamo in questo caso Cardella che non ha più fiato, però ride, è simpatico, come d'altronde abbiamo visto con Brian, che prima era a bordo tatami, lo vediamo in campo. Insomma, è bello anche vedere così, perché insomma si vede che lo spirito è sempre giovanile, anche i colpi sono stilisticamente buoni. Dare la possibilità di continuare a gareggiare appunto nei maestri open, perché non ci può essere una categoria di peso, comunque sono dei pochi ultra quarantenni che praticano ancora il combattimento, in genere che si manda un aggiornamento non combattere, questo è davvero un problema, sono atleti di grande livello quando erano in auge, invece oggi che magari non hanno più riflessi di allora e la velocità di allora, potrebbero divertirsi attraverso le nostre competizioni. Ci mettono, come vedete, quell'entusiasmo. Sì, grinta, entusiasmo, voglia di vincere, ovviamente questo insomma non può mancare. E direi anche su queste immagini possiamo anche commentare un po', fare un po' una chiosa finale su quello che è stato questa due giorni di Alcalo. Creato per dare la possibilità di
i giovani atleti abbiano possibilità di provare se stessi, non solo come atleti ma anche come atleti. E devo dire che è stato centrato in pieno questa edizione 2013 dei campionati del mondo organizzata all'interno del palazzetto dello sport di Alcamo, la World Martial Combat Federation, dove insomma, si è visto non soltanto lo sport, l'agonismo, le esibizioni, la voglia di vincere e primeggiare, ma anche la bellezza dei corpi. Vince Cardella, il palermitano Cardella, 13-9 come ci suggeriscono dalla giuria, e quindi ne approfittiamo anche per ringraziare gli arbitri e i giudici di gara che hanno partecipato, e ci accomuniamo al ringraziamento anche il pubblico presente sugli spalti, gli organizzatori, i grandi atleti che sono arrivati, insomma atleti, organizzatori, tutti per un unico fine, un unico scopo, quello dello sport, lo sport puro fatto di legalità ma anche di combattimento con le regole, come è giusto che sia. Sì, grazie a te Roberto Guaili, che hai condotto in maniera eccellente la presentazione di questo evento. Grazie a Gino Vitrano che ha organizzato la manifestazione e tante altre ne organizzerà, grazie alla regia e grazie a chi ci ha collaborato.